Il toponimo Formicano compare per la prima volta tra le fonti del 1184, quando la Pieve aveva sede in questa località, prima del trasferimento a Santa Giustina nel corso del 300. Assume consistenza l'ipotesi che l'area fosse cristianizzata già prima dell'anno 1000 e che il centro principale fosse proprio la chiesa di Formegan. Le osservazioni del vescovo Rovellio nel 1585 ne danno l'immagine di un edificio di modeste dimensioni, in gran parte affrescato con una sola porta e tre finestre inferriate e vetrate. Era circondato dal recinto del cimitero. Nel 1619 Gradenigo la giudica troppo bassa e ne ordina la sopraelevazione. Chiede inoltre di imbiancare tutte le pareti, di provvedere l'altare di un paliotto in cuoio dorato, di rifare il pavimento e il muro del Camposanto e di costruire la sacrestia. I lavori verranno effettuati nel ventennio successivo. Nel 1642 il vescovo Lugo conta due porte, quattro finestre a sud, un occhio a mezzaluna nell'abside e un altro sopra l'ingresso principale, un campanile con due campane. La chiesa è dotata di un unico altare in legno dorato e dipinto con l'icona della Madonna con Gesù Bambino e San Vittore. La sagrestia risulta edificata nel 1664 e con essa anche una nuova ancona per l'altare maggiore. È in muratura pietra e stucchi dorati, arricchito dalla presenza di angeli tutti di buona fattura. In cornice la pala dipinta da Domenico Falce nel 1647, con la Madonna con il Bambino e Cherubini nel registro superiore, nonché i Santi Giustina, Barnaba, Bernardo e Vettore in quello inferiore. I muri perimetrali dell'edificio, ad eccezione dell'abside, corrispondono a quelli della chiesa quattrocentesca. L'episodio pittorico più rilevante occupa la parete settentrionale, quella deputata ad ospitare le grandi rappresentazioni dell'Ultima Cena, 1424. La lunga mensa imbandita offre un repertorio simbolico che annovera tutti gli elementi che alludono all'Eucarestia, dal vino al pane, al pesce, simbolo del battesimo di Cristo stesso, alle ciliegie sparse ovunque, all'agnello e infine ai gamberi rossi, emblema della resurrezione per la loro prerogativa di rigenerarsi mutando il carapace, ma anche forse in riferimento al dissenso teologico che serpeggiava tra le valli alpine per il loro peculiare procedere all'indietro. Allo stesso anonimo artista spettano alcuni riquadri frammentari della parete meridionale. Sulla stessa parete un affresco datato 1515 evoca i santi della peste Rocco e Sebastiano, rappresentati ai lati di un pannello centrale con la Vergine in trono. Le pitture murali più recenti sembrano ottocentesche, con le figure della Maddalena penitente a sinistra e di Sant'Antonio da Padova con Gesù Bambino a destra. L'altare laterale è datato 1681, la cui pala del bellunese Giacomo Tonegutti, 1803-1863, raffigura i santi Osvaldo, Filomena, Giovanni Battista, Simone e Rocco. Un'altra testimonianza di pregio è costituita dall'inedita Via Crucis in tempera su carta del XVIII secolo.